provo a fare. Buongiorno innanzitutto, buongiorno. Buongiorno. Scommetti che ti prego, oggi il santo lo so io, Santa Pelagia Vergine. Lo sapevi? Pelagia o Pelagia? Pelagia, Pelagia. Ah, Pelagia. 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 Se tu avessi una bambina la chiameresti Pelagia? No? Come chiamare? Pelagia, vieni qua. Pelagia? Allora, vediamo cosa abbiamo qui. Abbiamo l'ebola, in prima pagina ancora, guardate l'ebola. Purtroppo l'ebola partita in Europa, in Spagna. Occhio ragazzi, laviamoci le mani. Bene. Poi che ci abbiamo? Acea, l'acqua col distributore ora è frizzante. Abbiamo l'acqua frizzante nei rubinetti a Roma. E qua è la prima pagina che dice no alle unioni gay, tutti contro Alfano. Tutti quelli che si sono sposati, metti che io e te fossimo gay, e ci andassimo a sposare, non so, in Spagna, poi veniamo qua in Italia e in Italia il nostro matrimonio non è riconosciuto, quindi io ti dovrei lasciare. No, non ti lascio, però non è riconosciuto, i diritti, tutte queste cose qua. Che ne pensi tu? Cosa? Che ne pensi di questa cosa? È giusto che i diritti siano riconosciuti a chi è gay che si sposano fuori? Argomento spinoso abbiamo toccato oggi. Ti faccio una domanda secca, risposta secca. Tu sei favorevole ai matrimoni gay? No. No. Secco, ha risposto così. Agonia lo si prende così com'è. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E vabbè. E Alfano anche come te. Tu sei come Alfano. Allora. Poi, vediamo un po'. Tavecchio, sai quello dello sport, sospeso per 6 mesi, frasi razziste. Poi, l'ISIS, sai, i terroristi sono arrivati in Turchia, quindi può essere pure che i turchi, mo se incazzano, sai, i turchi, mamma dei turchi, quelli partono. Poi, vediamo, sto dicendo tutte le notizie che ci sono. Romano, buongiorno. Chi è che sta facendo? Buongiorno. Oggi nel nostro programma radio verrà Chiara Galeazzo, tra un po' arriverà qui, quindi tutti i fans di Chiara Galeazzo. Ti salvi di molto. Oh, poi c'è Zelig che diventa maggiorenne, non c'è Zelig, 18 anni di Zelig, gli facciamo un po' di promozione, gli amici di Zelig, a Gino e Michele, a tutti i comici. Domani su Canale 5. Lo so che a te Canale 5 non lo vedi, che non ce l'hai, lo vede solo. No, c'è uno. Vedi solo? TG1. TG1, neanche l'hai uno, lui vede il TG1. E aspetta Mollica. Ieri eravamo da Vespa, ieri sera. Con solo Piff, i criminali li ascoltò sugli schermi. C'è un film Bellusconi. Quindi sei a mezzanotte, porta a porta. Mezzanotte inizia, porta a porta. Sì. Mi sa che oggi dovrebbero cominciare le finali di pallavolo, ovviamente qui sui giornali non c'è nulla. Tavecchio squalificato 6 mesi, abbiamo dato tutte le notizie che ci sono. Eccolo qua, Italia. Eccolo qua, Italia usa la testa alle 20 questa sera, alle 20 al forum, prima sfida della Final Six contro gli Stati Uniti. Anche il premier Renzi a Milano per sostenere le azzurre. E allora si deve vincere, si vince ragazzi, si vince, bisogna vincere, bisogna vincere. Bene, l'addio del questore, Roma è più sicura. No, questore, qui ci avrei da fare un Roma è più sicura. Ma li ha visti gli ultimi, signor questore, le ultime notizie di cronaca, pullman assaltati, gente rapinata sotto casa, lei dice che è più sicuro, vabbè, facesse un giro un po' nei quartieri a rischio e poi vede se è più sicura Roma. Roma è più sicura, ha detto questore, non è sicura. Guarda, sono tutti convinti. Senti, ho parlato solo io stamattina, lei non mi ha detto niente stamattina. Niente, ho visto TG1 ieri. Napoletano l'ha richiamati tutti. Sì. C'è stata un'altra fumata bianca. Di che parli? Come si chiama? L'Ebola. No, l'Ebola. L'Ebola. No, l'Ebola è la malattia.
No, l'ebola è un'altra cosa. Quella lo si chiama? La consulta. Ah, consulta. Ah, napoletano la chiamata. Quello è il cartone animato ormai. Il napoletano. Prova a cantare in frame questa canzone qua. Fai indietro, la bambola. Vai, vai indietro, dietro, poi dietro. Uno, due. Tu mi fai. No. Senti. Uno, due, tre. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, non ti accorgi quando. Non mi ricordo manco più. Dillo, non mi ricordo manco più. Non, ma no, non devi fare. Non me la ricordo più. Buongiorno a tutti gli amici che ci seguono qua. Quanto ci divertiamo a fare il play, forse ci divertiamo solo noi. Va bene, è ancora buio, è molto presto. Dicevi? Detto, se ti hanno detto poi hanno andato a Tigiuno, gli erano detto. Che hanno detto a Tigiuno? Sempre molto Tigiuno. Nandorfei, no? Nandorfei, facciamo un saluto. Erano piccolini, passavamo sotto i teloni. I teloni, sotto i teloni, insomma. Noi, qua, ieri ho scritto una cosa su Nandorfei, venditore di sogni, faceva il giocoliere, faceva a parte, fatta film con Fellini. Mi ricordo la particolarità che Nandorfei suonava due trombe. Suonava due trombe alla mia vita. Poi al mio posto hanno subito, sono arrivati quelli, gli animali, Nandorfei poi l'aveva capito. L'aveva capito e aveva levato gli animali dal circo. Non ricordo dove si entrava. Quindi non aspetta, non fate subito, perché gli animali. Delle volte esagerate, delle volte esagerate. Il circo era così, nasceva con gli animali, poi piano piano la gente, tutti. Tutti hanno tenuto animali in gabbia, voglio dire. Poi dopo l'uomo rinsavisce, l'essere umano cresce, capisce, e anche Nando negli ultimi anni, mi ricordo, però quando Nandorfei tolse gli animali, al circo non ci andò più nessuno. Quindi non incolpate solo Nandorfei, perché la gente voleva gli animali, la gente era crudele. Lui lo capì, le voglia animali, io mi ricordo gli diede una mano. Il circo non ci andava la gente, andai e feci un paio di spettacoli al circo con Nandorfei, senza animali. Quindi tutti quelli che oggi fanno i messaggi, era uno che trattava male gli animali. Mi sembra proprio esagerato. Vabbè, questa è una piccola cosa, che vuoi dire adesso? Animava proprio i tigri, proprio dentro gaggio con i tigri. Non lo ricordo. Vabbè, come è un ricordo poetico di Nandorfei per noi che abbiamo una certa età, lo volevamo così, volevamo fare un saluto, quindi siccome sei sui social ogni tanto la gente scrive a proposito, diciamo, dai, ognuno dice la sua, giustamente. Io sto parlando degli anni 80, 80, 90. Io pure prima. Quando veniva al circo il paese. Ti ricordi la musica del circo? Come faceva? Di parete quella era, vabbè signori, ce l'hai la canzoncina per oggi? Sì. Cosa tipo? Quella dei Pooh. I Pooh, wow, vai. Penso a te. Poi aspetta, poi dopo mi chiudi col rosso e mi porti il cellulare. Non arrivare fino a 10 che poi non parte, vai. Buona giornata. Grazie. Penso a te, i giorni che ho vissuto con te, in quella casa un po' strana, vedi, abbassi gli occhi se non lo sai, io mi diverto quando poi. Vedrò, penso a te, i giorni che ho vissuto con te, in quella casa un poco strana, e vi in quella sua maglietta scura, vedi, più abbassi gli occhi, non capisci.
capisco ormai che ne vai. Ciao, a domani.